Ciao ragazzi, benvenuti su Canale PG Passione Games. Vi ricordate l'ultimo incontro del Ciccione? È durato veramente poco contro un avversario molto molto più forte di essere, perché più giovane del nostro 47enne dai pugni d'acciaio. Abbiamo vinto, siamo riusciti a massacrarlo e mi sembra in un minuto e spiccioli lui praticamente non ha fatto neanche modo, non ha avuto neanche modo di capire dove si trova. Siamo a giocare, il solito allenamento di 4 settimane, giochiamo, combattiamo, vediamo chi è il prossimo combattente che cadrà sotto i colpi mastini del nostro PG, che è questo ragazzo, Harvey Barker, un biondino di alto 1,80, pesa 107 kg ed ha una portata di 173 cm, età 23 anni, 18 incontri vinti e 3 persi. È un peso massimo, come logico sia, perché altrimenti con noi non giochiamo. Allora, direi, intanto simuliamo la prima settimana e poi facciamo un po' di social, come succede ormai da sempre. Andiamo con il social, promozioni, facciamo un po' di promozioni, scrivi sul main, allora, guadagna che lavoro sperando colpi di soldi mentre infatti guardano non farti male, no, prevedi l'incontro. Round 1, quindi KO, dipenderà di fretta e non saprà mai cosa può dire. Ok, non fa troppo il furbo però. Ho un'intervista a Spain in arrivo, parlerò di tutti i miei pronostici, non perdetela. Va bene, questo si è già fatto. E intanto invito a seguire tutte. Abbiamo fatto tutti. Va bene. Poi vai alla settimana seguente. La stavo guardando un attimino. La forma è un po' bassina, però siamo un po' bassi di forma. Simuliamo anche la terza. Non siamo molto in forma, ragazzi. Quindi ok, siamo ora al match. Facciamoci il match. Vai. Allora, intanto abbiamo un premio di presenza di $14,000 e di vittoria altri $14,000. Ora non so se si vede in questa videata quanti soldi abbiamo fatto, ma ne abbiamo diversi. Tanto abbiamo come prova ancora 5 ore e 50 minuti, quindi ragazzi, questa serie durerà per altri diversi incontri, perché avete visto i video che io posto sul canale, durano mediamente 10-12 minuti se chiacchiero troppo. Comunque, intanto andiamoci a vedere questo incontro, sempre di pesi massimi è normale, solito, la solita cosa, e alziamo. Well, we probably trot out the term well-rounded in modern-day mixed martial arts more than we should, but this fighter certainly fits the bill. Oh, 110%. He can do everything inside the octagon. Where he is most comfortable is inside of that eight-sided structure where most men are terrified of being, but for this gentleman, he only wants to be there. When you try to wrestle him, he's able to defend takedowns. If you dare stand and strike with him, he can knock you out. He's got all the tools necessary to become a UFC champion. His first martial art, mixed martial arts, and that's not always the case. He believes that he should have a lot of advantages in this matchup tonight. A near-perfect combination of boxing ability and technique. Few guys have been able to hold up when it comes to this guy's boxing acumen, and he'll be trying to put on a striking clinic once again here tonight. And what really has helped him is his ability to defend takedowns. It discourages his opponents from shooting on him. Right. So then they are forced to stand in the boxing range. No one manages distance better. No one understands getting in range and in out of range better than this guy. And the moment you're stuck there, you are a lame duck. He is going to find you. He's a sniper. The jab always lifts the chin. The right hand follows. And if you are able to withstand that, you got to watch for everything coming after it. And I love watching him land that beautiful left body shot as he ends a lot of his combinations. Yeah, and we talk so much about his offense, but his defense as a boxer, right? The head's never on the center line. It's almost like his head's detached from his body. Truly a sight to behold. C'è diversa, tanta differenza, sia di età che di altezza, di peso. Vorrei che questo povero ragazzo ne tocchi come
division. Ecco. Fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record of 8 wins, no losses. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, USA, Cruz. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a boxer holding a professional record of fisicamente. Non sembra un peso massimo, però forse il peso che ha oggettivamente addominali ce l'ha, non c'ha la buzza come il nostro ciccione, però eccolo, no, lui è l'arbitro, ragazzi. Comunque come grafica c'è qualche, diciamo, problemino, ad esempio le reti spariscono, però devo dire la verità, come grafica a me piace questo gioco. His last fight by blistering knockout, his popularity has absolutely soared since. So with momentum tonight, he'll try to keep the winning streak and the knockout streak still intact. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the count. Well, you see him land the jab there. He's got the reach advantage. Oh, yeah. Might as well use it. Good series. Oh, what a fantastic strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Fight. Boom! Big jab. It's such a fast leg kick. Whiffs on the elbow. Oh, and there he goes, working off that jab again. How's your jab? I mean, the jab's nice. I love throwing the jab. Oh! Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish. Oh. He didn't like that left hand. Back to the feet. Giving him so many different things right now. Whoa! Go get him. Back to the feet. Now goes in. Addio. Secures the takedown. All right, he's trying to control posture here. Now trying to hip escape. He's just trying to move out of this position off the bottom. No, Papio. Oh! He's hurt bad. Oh, big combination of ground and pound strikes here, DC. Oh, è stata più dura, è stata più dura, oggettivamente è stata più dura. Questo ragazzo è durato di più, sinceramente, però l'abbiamo sfarinato. Rivediamolo, perché vedi, boh, ho avuto far giretto, vado al sangue in terra, ragazzi, molto realistico, guarda là, cioè tutto va tutto più, oh, si è girato, l'ha preso, guarda, riguardiamolo, ma che ha fatto il balletto, boh, oh, ha fatto il balletto, io non lo so, però guarda là, ok, guarda là, non capisci più nulla nemmeno lui. Anche perché c'è la potenza delle braccia, di questo no, ah, oh, c'è un taglietto, oh, 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 oh. L'ha preso il cazzotto anche il nostro ragazzo, eh. Complimenti, vittoriosi. This must be like for professional athlete, right? I know you enjoy the birth of your kids, right? Yeah. But you knock out a man in a cage fight, I can't think of anything better. I mean, there's nothing like it. You know, you don't even have the one that tagliettino ce l'abbiamo, ragazzi. Quindi KO di nuovo, ennesimo KO. No, no. Ora poi ovviamente al prossimo episodio bisogna festeggiare, se c'è da festeggiare, il decimo KO. Quindi, insomma, per come sarà in iniziale, come avevamo cominciato, oggettivamente continua. Vediamolo, si è girato, no? Cioè lui voleva fare un calcio, non lo so cosa voleva fare, ma non si fa così con PG così in forma e soprattutto così grosso. Guarda lui, messa lei, questi non sono pesi massimi, comunque ripeto, grafica molto 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 top, mi piace molto questo gioco. Poi voglio, con voi magari facciamo anche una capatina su FC 3, magari stoppiamo per un episodio, lo stoppiamo e vediamo un po'. Ultimo utilizzo per una lunga carriera, cosa sarà di Chelsea? Modena, di solito dipende quanti archi ho. Allora, andiamoci a vedere l'offerta. How many times I gotta tell you that I'm my blocotion notion? How many famous bitches do I got?
Questo ragazzo ha questi capelli, va spettinato, eh? Allora, 5-7 in elemento, al solito, lui ha fatto 17 vittorie e 2 sconfitte, quindi questo sarebbe il 20° incontro e mi dispiace per te, sarà, spero. È un americano di 25 anni, altezza 1,96, peso 116 kg, portata 191. E io direi, accettiamo. Ragazzi, io direi di chiudere qui il video, e che dire, le solite cose che dico sempre alla fine: iscrivetevi al canale, cliccate per i nuovi e vecchi iscritti sulla campanellina, andate a fare un giro anche sulla pagina Facebook del canale PG Passione Games, così troverete, oltre che alcuni video pubblicati, anche qualche altro, diciamo, speciale che sul canale non trovate. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e, come faccio solito, e come vi ho detto già in altri video, questa è l'ultima settimana in cui proporrò 2 video al giorno. Domani, ovviamente, e ci saranno i 2 video al giorno, sarà la giornata del calcio con un video a mezzogiorno di PES 21, la partita, vediamo quale, e una e alle 17 continuiamo l'avventura con FIFA 20 con la carriera con Leone d'Inghilterra. Domenica invece pubblicheremo il nuovo palinsesto, quindi ragazzi, dateci un'occhiata, io lo pubblico a mezzogiorno, poi potete darci un'occhiata in qualsiasi altro momento, però vi anticipo che questa è l'ultima settimana in cui, per il momento, poi magari più avanti riuscirò per impegni lavorativi a poter pubblicare 2 video, però dalla prossima settimana sarà un video alla settimana. E domenica vi spiegherò un attimino quelli che saranno le serie che verranno un attimino, diciamo, o subiranno un rallentamento o verranno stoppate in maniera definitiva, e quelle che invece andranno avanti. Ovviamente il calcio non verrà abbandonato, e quindi sia gli episodi su PES che su FIFA avranno il loro, diciamo, video giornaliero, e poi vediamo in quale fasce, e ci può anche essere che alcuni video, soprattutto di PES, magari ci possono essere anche, possono apparire anche più di un video alla settimana, però questo poi ve lo racconto nel dettaglio domenica. Ragazzi, io direi di chiudere qui e di invitarvi ad assistere appunto agli episodi per quanto riguarda UFC la settimana prossima, perché vi dico già che ci sarà, ma domani a seguire i 2 episodi, uno di mezzogiorno e uno delle 5. Ciao!